Ci siamo, eccoci con Polifemo Tradizioni, una serie di speciali che vogliono esaltare la nostra tarentinità attraverso appunto la riscoperta, la valorizzazione, la divulgazione delle tradizioni tarantine. Una serie di puntate che stiamo portando avanti, questa è la seconda dopo diciamo un po' quella iniziale di presentazione con Enzo Risolvo, un esperto di tradizioni tarantine, di dialetto e l'anima dell'amore per il dialetto tarantino. Stiamo realizzando queste puntate a Taranto presso il Bar Vittoria, sito appunto nel capoluogo ionico in via Cesare Battisti 83, e abbiamo voluto realizzare queste trasmissioni, le stiamo realizzando qui nell'accogliente e spazioso e arioso gazebo che insiste proprio dinanzi alla struttura interna del bar, un bar che si distingue per eleganza, per qualità dei propri prodotti e del servizio, ma un'attività che ha una grande sensibilità verso la cultura, proprio perché ha deciso di sponsorizzare queste trasmissioni che si incentrano proprio sulla riscoperta delle tradizioni tarantine. Allora, Enzo, la prima puntata abbiamo parlato del tuo dizionario dialettale, abbiamo parlato di questi corsi di dialetto che dall'anno prossimo saranno presenti anche nelle scuole e abbiamo preannunciato la Via Crucis in dialetto. Ora però entriamo diciamo nel pieno della Quaresima, visto che ci siamo, siamo appunto nel periodo quaresimale, e vediamo Taranto come viveva e come vive, secondo le sue tradizioni, il periodo quaresimale. Sì, allora, una cosa importante, noi abbiamo tre momenti di religiosi popolari, che sono quelli relativi alla festa del Santo Patrono, che è un po' una festa in allegria, eccetera. Abbiamo il Natale, che è il Natale più lungo come festività, durano 46 giorni. Da Santa Cecilia, la Befana, l'Epifania. E poi abbiamo un momento di grande devozione religiosa e popolare, che è quella della Settimana Santa, ma di tutta la Quaresima, a iniziare proprio dall'ultimo giorno di Carnevale, Carnelevare. Parliamo di questa origine, no? Sì, ci sono varie scuole di pensiero, varie etimologie, però la massima parte è Carnelevare in definitiva, perché dopo l'ultimo giorno di Carnevale si incomincia la tradizione delle preghiere, delle contrizioni, e quindi ci si incomincia a preparare alla Settimana Santa. La notte del Carnevale, il martedì grasso, un tempo Taranto a livello di tradizioni carnevalesche non è stato mai molto pieno, si faceva rispetto a Massafra, altre che sono che la sentono di più. Tignano, che è il massimo, credo che sia il più anziano, il più vecchio carnevale è proprio quello di Putignano del 1200 e qualcosa. E a Taranto invece ci si preparava in Vico Statte, dove c'è il palazzo del barone di Statte, Blasi, e si andava, si finiva qua Quarem, che poi Utot veniva chiamato, e il pupazzo del carnevale finiva Retu Calvarie. Retu Calvarie, ovviamente per chi ha la mia età sanno che cos'è Retu Calvarie, altri non lo sanno. È praticamente vicino all'arcivescovado, proprio a fianco all'ingresso dell'arcivescovado, c'era un altare che poi negli anni, credo nel 58 o 52, insomma negli anni 50 fu tolto, ma proprio lì, un po' più distante dal Calvario, facevano un falò,
e a mezzanotte bruciavano il carnevale. E mentre si bruciava a mezzanotte c'era il rumore sordo del campanone di San Cataldo. Voi sapete che il campanile di San Cataldo ha tre campane, quello più sotto e quello grosso. Cominciava a suonare a morto, boom, boom. In quel momento si aprivano le porte dell'arcivescovado e usciva l'arcivescovo con tutto il capitolo, con le palme dell'anno precedente. Le andavano a bruciare a questo falò e recuperavano le ceneri, perché il giorno dopo è il mercoledì delle ceneri. Questa cerimonia si chiamava Aforur, in italiano la fuoriora, perché avveniva dopo mezzanotte. Questo è quello che generalmente si faceva. Quindi il culto del fuoco è sempre stato molto sentito a Taranto, un po' dappertutto. Un tempo, in epoca greca, il fuoco rappresentava la luce contro le tenebre. Nell'epoca cristiana la purificazione. E infatti, oltre a questo esempio che abbiamo de Aforur, abbiamo un altro esempio quando è il giorno di San Giuseppe, che si fa ancora il falò. Ma un tempo, il giorno di San Giuseppe, i vecchi pescatori andavano a bruciare tutti gli attrezzi vecchi, le barche vecchie, e perché fosse beneaugurante per il nuovo il ciclo poi di San Giuseppe. Inizia subito dopo, inizia anche la primavera, quindi no, è tutto questo rifiorire della vita praticamente. E addirittura chi era in peccato si toglieva le scarpe, camminava sul fuoco, sui carboni ardenti, perché fosse purificato dal peccato. Espiazione proprio. Quindi queste sono le tradizioni. Ecco, Enzo, perdonami, ora io mi domando, queste erano, diciamo, le tradizioni proprio nella fase piena della tarantinità massima nella storia, ma oggi chiaramente i tempi sono cambiati, c'è Facebook, c'è internet, è un altro mondo, ma cosa è rimasto anche nelle, diciamo, nelle generazioni più moderne, no? Perché magari gli anziani, forse chi ha più di 80 anni, porta queste tradizioni dentro di sé, ma cosa è rimasto effettivamente di questa grande tradizione? Allora, particolarmente non è rimasto niente, se non che qualche anno fa il vecchio priore della confraternita della Dolorata, io trovai i manifesti per la città, Aforur, che poi è apostrofo A, la fuoriora. Aforur, foror, tutta una parola. Ha detto, oh, caspita, e quindi ha iniziato il vecchio priore, credo che lo facciano ancora adesso, che si fa questa cerimonia del che si bruciano le palme per poi il mercoledì recuperare, portare queste cerimonie. Quindi è un rinverdire il passato, che è molto molto sentito. Mentre un'altra cosa che avviene nella settimana di Aforur e del mercoledì delle ceneri è il venerdì, il primo venerdì, che si fa la Via Crucis. La Via Crucis fu iniziata nel 1294, quindi pensate un po' quanti secoli sono passati. Sono 700 anni, 7 secoli più o meno. Pensate un po'. E la Via Crucis è stata sempre più arricchita anche nella esternazione di certi valori che ci dà la Via Crucis. Noi l'ho fatto 4-5 anni fa e poi mi sono bloccato, adesso ho avuto, quindi noi lo faremo il 2 aprile alle 16, la Via Crucis in Piazza Castello in dialetto, e praticamente questa volta alla presenza di Monsignor Ferro, che Emanuele Ferro che ha gradito questa iniziativa, ricordandoci che è una cosa che sta sollecitando proprio Sua Santità Francesco
a pregare anche in dialetto, e un tempo era, si pregava in dialetto perché non c'era la scuola dell'obbligo, però siccome c'era tanta devozione parlavano, pregavano in dialetto. Bene, si conclude qui questo secondo appuntamento con Polifemo Tradizioni, la valorizzazione e la divulgazione delle tradizioni tarantine grazie al maestro, io così lo chiamo, Enzo Risolvo. Ringraziamo ancora una volta il Bar Vittoria, sito a Taranto in via Cesare Battisti 83, per la sensibilità che ha mostrato nello sponsorizzare queste tradizioni. È certamente un modo per far crescere il territorio, per essere orgogliosi appunto della nostra storia. È un bar come il Bar Vittoria, ha voluto abbinare l'eleganza e la qualità del suo servizio e dei suoi prodotti con appunto l'amore per le tradizioni, l'amore per Taranto.